accetto tutto perché erano evidenti i miei errori tecnici, io sono andata male nella pasticceria con il genio Massari e me lo meritavo tutto, e vale anche per il duello con Lucia. Per quanto riguarda la mia crepe, non ho fatto un buon lavoro, quindi non posso dire nient'altro. Avrei dovuto farla più fine, meno farina, una crepe. E ho fatto una frittata. Sicuramente ieri penso che il mio piatto, secondo me mi sono anche divertito a prepararlo, è stata una prova bellissima per me. Il piatto mi soddisfaceva, quindi uscire così in quel modo, in quel momento, è stata sicuramente una bella botta. Non ero d'accordo ovviamente, però accetto tutte le decisioni. Pensi che abbiano favorito, diciamo, la permanenza di forse uno che è un po' uno dei personaggi di questa edizione? Pensi che in quell'occasione magari? Sicuramente sì. Il peggiore della prova non era quello della persona di fianco. Ok. Io sono convinto di questo. Ok. Sembra che si siano creati un po' due gruppi, diciamo, almeno fino a quello che abbiamo visto adesso. Voi con chi avete legato di più e se avevate dei problemi con qualcuno degli altri concorrenti? Problemi no, quello no. Chiaramente sì, si creano dei gruppi dove siamo un pochino più d'accordo, noi eravamo nello stesso gruppo, ma si fa per dire gruppo, cioè ti trovi meglio con delle persone piuttosto. C'era Rubina, Aliva, Erika, almeno da parte mia, Andrea, Maradona, con quelli che abbiamo legato un po' di più. Poi anche con gli altri, comunque, siamo sempre andati d'accordo e ci siamo anche sempre divertiti. Beh, con Maradona sicuramente ho legato molto. E anche con il gruppo della Sardegna, quello che si è visto, capitanato da Francesco, ecco, un gruppo di amici che va avanti ancora. Continuate a vedere, vedo le foto su Instagram. Sì. Sono create delle belle amicizie. Allora, chi non merita sono sempre i soliti nomi, confermo. Giovanni Silvi. Parlo proprio a livello di conoscenze, di competenze. Cucina. E invece chi merita? Chi sì, di vincere. Chi vince? Io tifo Maradona e Rubina. Ovviamente. Per mille motivi, però ti può dire. Io appunto uscendo dalla gara ieri ho fatto tre nomi che ritengo che possono arrivare in finale, Alida, Erika e Dario. Alida per il stesso motivo che ho detto prima, perché da quando è entrata dal primo piatto ha dimostrato appunto di saperlo. Erika e Dario perché durante il percorso ho proprio visto in loro una grande crescita a livello proprio di cucina, quindi vedo loro come potenziali, perlomeno che arrivano alla finale. E chi non merita di stare lì dentro? Mi trovo d'accordo con Andrea sui due nomi e con quelli che sono rimasti più deboli, Silvi e Giovanni. È sicuramente un bilancio molto positivo questo per me, è una bella esperienza e positivo, tutto in positivo. Anche per me è assolutamente positivo da tutti i punti di vista. In cucina ho imparato tanto, mi sono messo la prova, ho conosciuto persone meravigliose, quindi